Presentare innanzitutto il più grande critico musicale di musica rock che abbiamo in Italia e con orgoglio presento che sei libero il grande Richard Benson! Allora, prima di far accomodare la nostra amica Belen Rodriguez, che ne pensa Benson di Belen Rodriguez? Che si può pensare di questa figura metafisica che bisogna assolutamente prendere a livello maschile, secondo me. Ecco, quindi lei che gli farebbe a Belen Rodriguez? Ce lo dice la prossima puntata. Ecco, no, te lo dico pure adesso. Un applauso, facciamo sedere Belen qua. Mi dispiace, Biagio. Di qua. Allora, maestro Benson, noi abbiamo pensato qui a Stile Libero di dare una seconda possibilità a dei ragazzi scartati da Sanremo nell'ultima selezione di Baudo. Adesso li ascolteremo e Richard Benson ci darà delle critiche. Che ne pensa di Sanremo in sé, diciamo, Benson, in pochissimi secondi? Ma cosa posso dire in pochissimi secondi con tutte queste edizioni? Certo. Un tempo andavano i capelloni a Sanremo, i Rocks con Shel Shapiro, i Renegades, e la gente buttava addosso i pomodori a Claudio Villa che cantava Granada. Era quasi un festival dicendo rock. Matusa, Matusa. Certo. Invece di andare avanti, siamo andati all'indietro! Certo, perché chi ci va a Sanremo adesso? Chi stanno a chiamare? Chi stanno chiamando? Albano? Johnny Dorelli? Gianni e Marcella Bella. Che ne pensa lei? Gianni, autore bravo per Celentano, magari in due o tre pezzi, capito? Ma l'unione già predispone qualcosa che non va da tutte e due le parti. Che non le piace. L'unione di Roby Facchinetti con suo figlio, il DJ Francesco, già ti fa capire il in che stato stanno dopo gli sbagli degli ultimi dischi, dopo lo sbaglio del musical Pinocchio. Capito? Capisco, e poi i più moderni, i Velvet, quegli altri, il Zero Assoluto, capito? Calmo, e poi tutti gli altri squallidi! Bene. Squallidi! Bene, benissimo. Buono, dottor Benson. Fermo, non tiri fuori l'arma. No, Benson! Buono, Benson. Allora, attenzione. Presentiamo la prima, è l'Igea! Benvenuta Ligea. Grazie, piacere. Esther Esposito. Allora Ligea, benvenuta Ligea, che è già stata a Sanremo. Ligea, insomma, già una cantante che bella ragazza, no? Dire pure, insomma, Bello Benson. Ascoltiamo il tuo pezzo che si intitola, scusami, Ligea. Trovo casa. Ligea, un applauso. Casa non è quattro mura ed un tetto, la casa per me è dove ti aspetto, è un tuo sorriso anche quando sei offeso, è dove mi arrendo. Devo dire che il gradimento dello studio Grazie. È stato altissimo. Benson, cosa ne pensa di questo brano di Ligea? Io ti voglio dire una cosa, Ligea. Tu sei già stata a Sanremo. Sì. Ma perché cazzo ci sei ritornata? Ma non mi hanno preso. Mi hanno scartata. Ma perché ti sei presentata? Così. Sanremo ormai... Prima era l'inizio di qualcosa. Adesso è la fine. Adesso è l'inizio della fine. Quindi Ligea non si è persa niente. È l'inizio della fine. Un applauso a Ligea, è andata benissimo. Stai con noi. È andata benissimo Ligea. Rimani vicino a me. Ascoltiamo l'altro ragazzo. Un successore. Devo dire,
Tu non sai che è successo, hai riscosso, conoscendo il nostro Richard. Chiamiamo anche l'altro concorrente escluso dall'ultima selezione di Sanremo, Francesco Boccia. Almeno qui comincia. Buonasera. Piacere, Elster Esposito. Francesco Boccia. Allora, Francesco, la tua canzone si chiama... Non aver paura, non aver paura. È in buone, guarda che è di ottimo umore stasera, sì, veramente. Sì. Si chiama Cucciolo. Cucciolo, ah, un Cucciolo. Titolo rock, Cucciolo. Attenzione, me lo faccio esibire. Già il titolo lo mi so, fa innervosire. Non mi trasare. Già il titolo! Me lo innervosisce. Già il titolo mi fa innervosire! Ti posso dire una cosa? Sì, no, un attimo, Boccia, no, un attimo, rimanga, Boccia. Sta andando benissimo. È veramente, devo dire che non... così chi neanche rende. Sento questo titolo? Chi sono gli autori? Boccia, come si chi chiama? Sono Cucciolo. Gli autori? Partiamo con Cucciolo. Cucciolo, Cucciolo. 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 Non si faccia intimorire, Boccia, vada tranquillo. Lei è un professionista. Cucciolo, sei grande ma sei cucciolo. Tra il bianco dei capelli, gli occhi. Non mentiranno mai per te che sei un cucciolo. Ci sono gli a proteggerti, a dare schiaffi al mondo. Meglio se piangere non sai cos'è. 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 Attenzione, no, no, che non bacina. L'ha fatta apposta. Come va Benson dopo Cucciolo? Come si trova dopo Cucciolo? Come si sente? Fatte una casa. Non ho capito. Benson. Ma era uno scherzo questo. No, l'ha presentata veramente a Sanremo. Presentata al festival, sì. Ma non le è piaciuto proprio nulla di Cucciolo, qualche insomma. Era comunque alta, e comunque era alta, arrivava su. Cucciolo. Sì. Le Zeppelin. Bravo, c'è un po' di Le Zeppelin qua dentro, ma secondo qua me. Ma qua non stiamo parlando degli anni 70, qua stiamo parlando dei gruppi di adesso, i Dream Theater, i Symphony X, i Planet X, gli Angra. Cioè, come, capito? Ho capito, non se la tecnici! Non se la prenda con me, mica l'ho cantato. Ma perché Cucciolo? Mi presenti Cucciolo? Ma no, io voglio... Capisci? No, boh, non per me, c'ho paura. No, sì, perché mi fa incazzare. No, non si arrabbi. No, si mi fa incazzare. Schifoso! Ultimo! Ultimi! Non mi faccia così! Ultimi! Allora, Benson, fermi un attimo, un secondo soltanto. Che consiglio possiamo dare a Francesco Boccia in chiusura per il suo proseguio di carriera? A lui. D'andaccio cabocce! Ma no, non è vero, ma un grande applauso, Eni Lighea! Ridiamo lo stacco di Sanremo, per favore, grazie! Oh. È andata benissimo! Lighea e Francesco, andate via prima che esagera! Grazie, grazie tantissimo!